Siccome la scenografia è pronta, cominciamo. Io darei subito la parola al professor Catone che ci illustra tecnicamente cos'è e come funziona il Parlamento virtuale. Poi mi riservo appunto qualche osservazione politica assieme agli amici. Buongiorno. Parlamento virtuale. Innanzitutto il Parlamento virtuale come è nato? È nato praticamente da una serie di richieste che venivano fatte al quotidiano La Discussione, ovvero una serie di domande: ma perché oggi in Italia non adottiamo queste leggi, perché non facciamo questi provvedimenti, perché non riusciamo comunque ad impiegare più gente, perché dobbiamo levare le province e non le regioni, e così via, una serie di domande. Ed è chiaro che un quotidiano che indubbiamente ha a che fare con tutti quanti i social riceve migliaia e migliaia e migliaia di informazioni. Ne abbiamo parlato io, Gianfranco Rotondi, è un nostro amico che oltretutto si diletta in queste cose perché è un sondaggista ed ha una università telematica, l'Università Pareto, che sarebbe Bruno Poggi, e praticamente abbiamo deciso di cercare di dire alle persone: ma tu che c'hai sempre da ridire al cittadino normale che interloquiva con noi, tu che hai sempre da ridire, perché non proponi qualcosa? Ci sono ad esempio anche attuali partiti che sono nati, diciamo, con la stessa tipologia, però che non hanno mai fatto nulla di propositivo. Quindi noi cerchiamo di tirar fuori il meglio delle proposizioni per la conoscenza che c'è del territorio e per la varietà di gente che praticamente hanno aderito al Parlamento virtuale, tirar fuori il meglio delle proposte e sapere quali sono le reali esigenze della nazione. Abbiamo iniziato ad aprire le iscrizioni, abbiamo avviato attraverso una società di informatica, l'Assistant Free Consulting, abbiamo avviato praticamente tutte quante queste iscrizioni, abbiamo lanciato dei messaggi, abbiamo ricevuto all'incirca 47.000 richieste di adesione. Ora capirete bene che 47.000 richieste di adesione sono tante, ma nel mondo dei social, insomma nel mondo del web, è facile avere un'adesione. Abbiamo iniziato a fare mano a mano delle scremature, cioè dicendo a tutte quante queste persone: benissimo, allora se tu realmente vuoi far parte del Parlamento virtuale devi essere un parlamentare vero e proprio. Quindi se tu entri nel sito della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica troverai la fotografia del parlamentare, troverai una breve biografia del parlamentare, troverai quando e dove è nato il parlamentare e così via. Quindi chiunque faccia parte del Parlamento virtuale ha il dovere di mostrarsi e tutte quante quelle che sono le sue proposizioni saranno pubbliche, saranno dibattute pubblicamente, magari, ecco, andando un attimo al di là del Parlamento reale, perché il dibattito poi è reso pubblico. È come se noi avessimo uno streaming giornaliero. Per cui abbiamo poi scelto quelle persone che realmente hanno voluto aderire immediatamente e quindi abbiamo formato un primo Parlamento virtuale di 945 persone, perché noi siamo monocamerali, realmente facciamo le riforme, non le annunciamo e non le facciamo mai. Quindi noi abbiamo fatto un'unica Camera, 630 deputati e 315 senatori, 945 parlamentari, che praticamente non faranno altro che avere le stesse prerogative, la stessa propositività dei parlamentari reali.
riportandoci a quelli che sono praticamente le situazioni del territorio. Abbiamo distribuito, è stato distribuito, chiaramente sono state distribuite delle vignette simpaticamente fatte dal nostro grande Alex Di Gregorio, che è oramai un vignettista storico, dove spieghiamo un po' che cos'è il Parlamento virtuale, chiaramente riproponiamo le commissioni, le stesse identiche commissioni che ci sono nel Parlamento, abbiamo preso quelle della Camera dei Deputati, ma sostanzialmente sono le stesse, e abbiamo dato un primo schema di queste 945 persone che sono parlamentari virtuali. 44% provengono dal Sud Italia, 31% dal Centro Italia, 25% dal Nord Italia. Guardate bene, la particolarità di questo Parlamento virtuale è che queste 945 persone non si conoscono tra di loro. Per cui abbiamo anche pensato di fare una prima riunione per farli conoscere chi aveva la possibilità, perché chi non ha la possibilità di venire per qualsiasi motivo comunque potrà interagire alla stessa maniera della prima riunione che si terrà a Roma, perché il Parlamento è virtuale, perché è un Parlamento via web, perché non c'è bisogno della presenza fisica, ma c'è bisogno di una certezza delle persone. C'è bisogno di una certezza perché tutto ciò va a garanzia di tutti gli altri componenti del Parlamento. Questo Parlamento virtuale, che adesso è composto da 945 persone, chiaramente poi si amplierà. Diventerà, tanto per capirci, un vero e proprio Facebook, ma un Facebook legislativo. Un Facebook dove non ci raccontiamo le favolette, io sono andato qua, sono andato là, ma che coinvolgerà nelle previsioni veramente milioni di persone che chiaramente interloquiranno con chi? Con i 945 parlamentari e con le istituzioni del Parlamento. Per cui avremo nei giorni 6, 7, 8 le votazioni, partendo dal Presidente della Camera, ai 4 vicepresidenti, ai 3 questori, ai presidenti delle commissioni, ai vicepresidenti delle commissioni, ai segretari di commissione e così via. E quindi amplieremo talmente tanto la rosa di persone che realmente vogliono fare politica, che realmente si sentono attivi, che realmente saranno propositivi. Noi non facciamo un Parlamento virtuale per lamentarci, ma per proporre, per dire come stanno le cose e come si potrebbero risolvere. Perché chiunque dice va male e non dà una soluzione, la sua proposta non verrà vagliata in commissione. I responsabili non lo sappiamo. Le elezioni sono in chiaro, libere. Quindi noi non sappiamo chi sarà eletto, né presidente, né vicepresidente, né presidente di commissione, né vicepresidente di commissione. Perché sarà tutto trasparente e ognuno che ha votato avrà il suo nome, perché ha votato e a chi ha votato. Quindi non ci saranno influenze di nessuna maniera, in nessun genere. Noi non siamo un Parlamento virtuale che diventa poi un Parlamento padronale. Però dall'idea questa, dall'idea dell'onorevole Rotondi, devo dire, è nata anche una seconda evoluzione, una seconda idea evolutiva, che è quella di conformare questo Parlamento in gruppi, cioè dividere questo Parlamento in gruppi. Chi è più dell'area di centrosinistra, chi più dell'area di sinistra, chi più dell'area di destra, cioè gruppi per aree tematiche. Magari rifacendoci alla Prima Repubblica c'era il gruppo del Partito Comunista, c'era il gruppo della Democrazia Cristiana o del Partito Socialista, per aree politiche tematiche dove la gente si sente più a suo agio. Avremo un vero e proprio Parlamento, avremo una vera e propria rappresentanza di tutte le ideologie. È un Parlamento dove chi aderisce conserva la propria ideologia ed è per questo che per noi è una risorsa perché con la sua ideologia fa delle proposte che poi possono essere come dovrebbero essere, come sono dibattute, emendate. Gli emendamenti saranno discussi,
dibattute ed emendate praticamente nei luoghi predisposti, ovvero le commissioni e successivamente all'approvazione delle commissioni l'intero Parlamento, ma tutto ciò in chiaro. Io credo che passo la parola all'onorevole Rotondi, dove dettaglierà anche un po' di più quale è la composizione attuale del Parlamento virtuale. Grazie. Grazie professor Catone, io sarò telegrafico perché sapete che la Camera è tiranna nei tempi, quindi a mezzogiorno dobbiamo lasciare la sala e dunque avrò il tempo dei titoli, ma è quello che conta nella presentazione di questa iniziativa. Intanto i 1000 parlamentari, io arrotondo a 1000 perché sono 945, ma i 1000 a cui affidiamo la speranza di un ricambio della politica, perché ovviamente questa ha dei titoli di testa che sono ammiccanti, seduttivi, ma sostanzialmente è una scuola di politica, perché noi speriamo che questi parlamentari virtuali si appassionino alla politica reale, cioè non c'è nulla di virtuale nella politica tranne il modo in cui sono stati selezionati, e cioè direttamente sulla rete. Siamo consapevoli, come governo Umbra e col suo nuovo braccio armato del Parlamento virtuale, che questo è il primo fenomeno politico che nasce realmente sulla rete, perché mentre il Movimento 5 Stelle comunque è stato fondato da un personaggio carismatico nel suo mestiere di comico e ha usato la rete, qui noi aggreghiamo una platea che non ha in comune nemmeno la simpatia per un artista, non ha in comune nulla, aderisce all'appello di un quotidiano, partecipa ad un meccanismo di definizione di energie da cui possano scaturire delle proposte di legge. Quindi è un lavoro che punta alla qualità e non alla quantità, ed è un fenomeno di autogerminazione, perché direttamente dalla rete si sono selezionate, come lo ha detto il professor Catone, chi ha dato nome, cognome, indirizzo, recapiti, ha dato attendibilità, disponibilità a venire a Roma, è entrato nel Parlamento virtuale, e chi invece aveva cliccato per curiosità ma questa disponibilità non ha dato, ne è rimasto fuori. Abbiamo una rappresentanza non equilibrata, nel senso che un Parlamento reale deve avere una corrispondenza demografica scientificamente assoluta. Qui abbiamo un 44% del sud, un 31% del centro e un 25% del nord Italia, quindi indubbiamente demograficamente non è corrispondente al Parlamento reale, ma si sa che il sud ha una tradizione partecipativa forte, per cui è stato più facile ottenere disponibilità, anche per un fatto geografico di vicinanza e di costi, alla presenza a Roma, però non è squilibrato in modo irrimediabile, nel senso che è un format aperto, si potrà intensificare. C'è una rappresentanza di... Anche qui c'è la rappresentanza che ringraziamo, di parlamentari virtuali. Certo, anche qui, e poi soprattutto abbiamo tutte le regioni rappresentate, non c'è una regione che non abbia un'espressione virtuale. 50% è laureato, il 42% ha diploma superiore, l'8% ha la licenza media. Abbiamo giovani tra i 20 e i 40 anni che formano il 29% del Parlamento virtuale, tra i 40 e i 60 54%, me compreso ahimè, 17% oltre i 60 anni, quindi c'è una rappresentanza che è equilibrata anche dal punto di vista generazionale. Tenete conto che, a differenza delle chiacchiere che dice qualcuno che va di moda in questo periodo, io non credo al Parlamento movimento giovanile. Il Parlamento non è il movimento giovanile, ci devono stare anche i diciottenni. Io sono per l'abbassamento dell'età minima, perché un diciottenne può avere passione politica e rappresentare il popolo in Parlamento, ma ci deve stare pure l'ottantenne, perché la vita si è allungata e non è affatto giusto. Noi abbiamo avuto presenze di parlamentari, ricordo il capogruppo della Lega Nord per esempio di qualche legislatura fa, ricordo Gustavo Selva, l'uno scomparso, Gustavo Selva fortunatamente ancora vivente ed attivo, ma
Gustavo Selva potrebbe serenamente oggi rappresentare a 90 anni in Parlamento, perché mica il Parlamento è un luogo di lavoro o di esercizio fisico, a tutte le età si è utili alla società e si ha la capacità di rappresentarla. Quindi il Parlamento deve essere la piazza e la rappresentanza di tutta intera la società italiana, dai 18 ai 120 anni che promette la medicina. Quindi il Parlamento virtuale si sforzerà di, abbiamo 18 anni, non abbiamo centenari, li cercheremo, insomma, voglio dire, è importante che ci sia questa capacità di ascolto e quindi anche di rappresentanza della società. Giampiero accennava ai gruppi parlamentari. Siccome questo è uno sforzo di rifondare qualcosa che sia politico ed è, recepisce, raccoglie e persino imita serenamente e dichiaratamente la capacità del 5 Stelle di stare sulla rete, ma mentre loro sono il polo dell'antipolitica, noi aspiriamo ad essere il polo della politica. E quindi nel nostro Parlamento virtuale c'è un emendamento che lo differenzia radicalmente dal Parlamento reale, cioè i gruppi parlamentari si possono comporre per grandi famiglie politico-culturali riconosciute in Europa e nel mondo. Cosa significa? Che noi non pretendiamo che io vengo dalla storia democristiana, ma mica i parlamentari virtuali devono essere democristiani. Se sono democristiani, costituiremo il gruppo parlamentare della Democrazia Cristiana. Per evitare le solite beghe di simbolo, chiamiamola col Premier Democrazia Cristiana con Rotondi, per capirci, perché poi se no un minuto dopo il gruppo parlamentare democristiano viene portato in tribunale dalle altre 167 DC che girano. Quindi chiamiamola, col vostro permesso, momentaneamente col mio nome, costituiamo il gruppo parlamentare della Democrazia Cristiana con Rotondi. Poi costituiamo il gruppo del Partito Socialista, perché una delle famiglie politiche europee più importanti è, dopo il Partito Popolare Europeo, il Partito Socialista. Perché no del Partito Comunista, che ha scritto la Costituzione, quella vera, non quella che... della destra sociale, non chiamiamola Movimento Sociale perché anche loro si sono divisi, però la destra sociale è il Movimento Sociale, è la storia della destra italiana. Il Partito Socialdemocratico. Il governo Ombra, come l'amico Ferraglioni ha rilanciato, ha ricordato Nicolazzi in questi giorni. Pensate che cosa di pessimo gusto, muore un padre della Repubblica, la stampa di Torino, campione del politicamente corretto, del salotto buono, del tartufismo di quegli ambienti, lo ricorda insultandolo. E noi, come governo Ombra, abbiamo difeso, senza entrare nel merito delle sue vicende, nel giorno della morte, dicevano i latini, si scrive nil nisi bonum, quindi se non vuoi dirne bene stai zitto, ma noi siamo orgogliosi di avere nel Parlamento virtuale, se ci saranno socialdemocratici, il gruppo socialdemocratico, il gruppo repubblicano, il gruppo liberale, torna il gruppo ambientalista verde, se ci sono fan di Tsipras, bene, cioè riportiamo... È un esperimento, ma quello che vi sto dicendo, che può sembrare una civetteria da prima repubblica, in realtà è una dirompente onda d'urto con la politica reale e col Parlamento reale e con la politica che ci circonda. Se voi andate nell'altra sala di là, nel vociare confuso delle votazioni dei costituenti pro tempore, trovate dei gruppi parlamentari che non si richiamano a famiglie politico-culturali, perché avete il gruppo parlamentare di Forza Italia, partito a cui mi onoro di appartenere, che è una geniale intuizione del presidente Berlusconi, che parteciperà ovviamente al Parlamento virtuale, perché anche lui è virtuale, no? Essendo stato cacciato da quello reale. E naturalmente non è una famiglia politico-culturale. Partito Democratico manco si può capire bene cos'è, perché tranne un generico riferimento ai democratici americani non si può definire culturalmente cosa sia, e tutto il resto in fondo si richiama non a ideologie politiche ma a contenitori commerciali,
che hanno tirato nel momento delle elezioni, sono partiti che ad ogni elezione cambiano. Noi abbiamo vinto le elezioni col PDL, le abbiamo perse con Forza Italia, quegli altri sono stati eletti col PDL, adesso si chiamano Nuovo Centrodestra, però stanno nel governo di Nuovo Centrosinistra. Insomma, alla fine, che il Parlamento virtuale, nella sua virtualità, rimetta un po' di ordine nella libreria di casa e dica: mettiamo su questo scaffale i libri dei cattolici democratici, qui quelli dei socialisti, qui quelli dei comunisti, e facciamo gruppi che somiglino a queste filiere librarie, probabilmente uno scandalo per un Parlamento che difficilmente ha letto una media di più di un libro all'anno e generalmente un romanzo scritto da loro stessi, ma noi siamo contenti di farlo perché naturalmente è una provocazione. Lo dico qui, lo dirò più duramente nell'insediamento del Parlamento virtuale, se i presidenti di turno ci daranno la possibilità di esprimerci come spero, i presidenti di turno saranno in parte presidenti che hanno presieduto il Parlamento reale, quindi abbiamo invitato, non faremo fare pistolotti e generici discorsi ai politici, il presidente Berlusconi interverrà perché è un parlamentare virtuale, cioè aderisce al Parlamento virtuale e quindi ha diritto di parola perché fa parte del nostro consesso. Altri politici non ne abbiamo invitati, se non chi ha avuto un particolare ruolo, quindi presidente e vicepresidente della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, oppure rappresentanze sindacali, e abbiamo qui scelto un nome per tutti. Abbiamo chiesto un intervento a Sergio Cofferati, che al di là delle sue opinioni politiche è la storia del sindacato italiano, e quindi un Parlamento virtuale che si rispetti lo ascolta con rispetto e con attenzione. Avremo tra i presidenti e vicepresidenti che hanno accettato Luciano Violante, Gerardo Bianco, Rocco Buttiglione, Giorgia Meloni, e speriamo che possa crescere ancora in numero e in qualità il drappello di presidenti delle istituzioni che vengano con noi a realizzare un esperimento di democrazia diretta che può essere sicuramente interessante e costruttivo per le idee per le quali ci battiamo. Con il che ci diamo tutti appuntamento per la registrazione a venerdì sera, e poi o da venerdì sera o da sabato stesso decideremo come procedere in un dibattito che, volendo dare a tutti la possibilità di esprimersi, dovrà recuperare quella che era una tradizione degli antichi congressi di partito, cioè le sessioni notturne non stop, in modo tale che chiunque possa intervenire, i più fortunati in un orario di maggiore richiamo, i meno fortunati quando ci saremo solo noi, però è importante che vi sia anche in questo caso il segno di una inversione di tendenza. Avremo le dirette streaming della discussione, spero di Radio Radicale, e tutto quello che sarà possibile per realizzare il massimo di risonanza di questo primo passo. Dovendo lasciare la sala, vi chiedo se ci sono altre cose da chiarire. Se non ve ne sono altre, sarà tutto chiarito da venerdì. Grazie.